castello adesso, si capisce benissimo lo stacco tra la torre Medicea e la ristrutturazione neomedievale, e appunto è proprio in corrispondenza di quella fila di mattoni rossi. Se vedete sotto non è intonacato, sopra invece sì, e diciamo lì è il momento, è da dove ha iniziato a ristrutturare sopra. Della Lanciardea, ci stiamo dirigendo verso il castellaccio, stiamo facendo da apripista, dietro abbiamo tutto il corteo delle macchine storiche. Ora siamo praticamente sul vecchio circuito di Montenero, dove negli anni 30 circa si svolgevano le corse automobilistiche, meglio conosciuta come Coppa Nuvolari. Immagini del cruscotto della Lanciardea, siamo alla folle velocità di 40 km orari, ma d'altra parte siamo nel centro abitato del castellaccio, come abbiamo detto, l'ex circuito Nuvolari, che un tempo veniva fatto dalle macchine da corsa dell'epoca. E arrivati sani e salvi a destinazione, infatti qua siamo ai piedi della pieve della Valle Benedetta, e qua il ristorante che fra poco accoglierà il convivio di tutti i partecipanti. Beh, non male questa inquadratura con tutte le auto d'epoca che sono arrivate qua alla Valle Benedetta e che adesso stanno cercando posto, è ovvio. Però per tutti ci può essere un modo, un'accoglienza e un modo di stare, di essere. Ed è per questo che noi siamo contenti oggi di accogliere tutti gli autostorici che sono venuti alla Valle Benedetta. Di convivialità, siamo giunti diciamo al momento che tutti insieme ci possiamo fare un brindisi per questa giornata. Qua vicino a me c'è Don Cristian, al quale chiederei un pochino di concludere con me questo servizio. Cosa c'è stato secondo te di bello e di comunicativo per le persone? Un toccare il cuore ed essere toccati nel cuore dalle persone che vengono volentieri alla Valle Benedetta e sperimentano questo spirito di accoglienza e di desiderio di vivere bene e di costruire cose belle nella vita. Grazie Padre Cristian, e io vi lascio ai prossimi appuntamenti qua con Telecentro 2 naturalmente.